Ti aspettavi il successo che tuo personale di critica, di consensi che ha avuto questa tua interpretazione? Ne eri consapevole mentre lo stavi facendo? No, no, non ero consapevole. Sentivo che, come dire, questo perché c'era un'alchimia fortissima, no, dell'acqua se c'è, però se non c'è non fa niente. Che c'era un'alchimia fortissima tra me, il regista Stefano Mordini, Francesco Vedovati, il casting, l'aiuto regista, le altre persone coinvolte, Matteo Cocco, il direttore della fotografia, la costumista pugliese, sì, grazie. Quindi voglio dire, sentivo che c'era un'alchimia e mentre facevamo il film che c'era veramente una roba speciale, però poi insomma i film sono insomma i film sono anche quello che vivi mentre li fai, al di là di come vengono. Questa volta secondo me è venuto anche bene, ecco. Però questa avventura che abbiamo vissuto è stata un'avventura, per quanto mi riguarda, comunque che veramente ne valsa la pena viverla. Siamo andati a Cannes, e tutto sembrava perfetto fino a quando poi è uscito il film e non ha fatto una lira. Però voglio dire, era tutto perfetto, era l'unico film italiano in selezione ufficiale a Cannes, e qui diciamo apro a un'altra, scusami Franco, ma scusami, perché diciamo io poi quando comincio a parlare le persone che mi conoscono lo sanno, lo sappiamo tutti, rivolo di sangue dalle orecchie a tutti quanti, adesso mi verrà, quindi ogni tanto girate l'orecchio così, sennò, allora no, perché grazie, perché la cosa incredibile è che a un certo punto ovviamente i giornalisti che mi premiano oggi erano presenti a Cannes, e che oh, risponde il telefono, chi è? I giornalisti che mi premiano stasera erano presenti a Cannes e il film è uscito una settimana prima di Cannes e io i titoli quando siamo stati presi al Certain Regard sono stati nessun film italiano a Cannes. Come? Il Certain Regard, certo, non è il concorso, ma solo per il Grigliero al concorsino, cioè Gus Van Sant, Sofia Coppola, cioè non so, Mungiu, cioè dei maestri del cinema sono andati al Certain Regard, ma ci vanno anche chi c'è stato prima in concorso, viene preso al Certain Regard, ci va comunque, perché il Certain Regard è una competizione quasi, se vogliamo, ancora più incredibile del concorso, cioè i film interessanti di ogni anno che escono fuori da Cannes sono quasi tutti del Certain Regard. E tutta la stampa italiana, ovviamente, siccome è un film prodotto da vabbè, adesso non esageriamo. Siamo a Bari, qui l'ospitalità è sacra. È sacra. Acqua liscia. Se vuoi un cocktail d'acqua, è un po' scolare.